Allora, dicevo, come funziona questo corso di filosofia della comunicazione? Funziona in questa maniera, scegliamo un oggetto che però potremmo definire oggetto teorico. Cos'è un oggetto teorico? Gli oggetti teorici sono stati definiti in varie discipline. In semiotica, la definizione di oggetto teorico nasce soprattutto dalla semiotica delle arti e dalla semiotica visiva, in particolare dal lavoro, dalle ricerche e dalle pubblicazioni di un grande storico dell'arte, teorico dell'arte, semiotico dell'arte, che si chiamava Hubert Danisch. Hubert Danisch era è stato un grande innovatore della storia dell'arte, della teoria dell'arte, perché invece di studiare la storia dell'arte così come normalmente si studia, no? A scuola o si studiava in università, sceglieva con un piglio anche molto francese di concentrarsi su un oggetto in particolare. Per esempio, ha scritto un libro bellissimo sulle nuvole, no? Allora, concentrarsi sulle nuvole gli permette, in questo libro, che è stato tradotto anche in italiano, di vedere come le nuvole sono state rappresentate nella storia dell'arte, che cosa c'è dietro questa rappresentazione, che cosa si può capire sull'ideologia del cosmo, del creato, le ideologie religiose che stanno dietro questi modi diversi di rappresentare le nuvole. E quindi la nuvola non è più una semplice figura, non è più un semplice motivo iconografico, non è un oggetto iconologico, no? Come con Panofsky, no? Che già aveva fatto un passo avanti in questo senso, ma diventa un vero e proprio oggetto teorico, cioè un oggetto a partire dal quale si può sviluppare una riflessione molto più ampia, dal particolare all'universale o al generale, perlomeno. E la stessa cosa facciamo da sempre in questi insegnamenti di filosofia della comunicazione, cioè non cominciamo a parlare della filosofia, della filosofia della comunicazione, perché per fare un corso sulla filosofia della comunicazione bisogna essere o un genio o stupido, nel senso che o si dicono delle cose assolutamente geniali, oppure per un piano così alto si dicono delle cose estremamente banali. No? La stessa cosa succederà a voi alle vostre tesine. Se voi per diciamo, l'esame finale di filosofia della comunicazione mi chiederete di scrivere una tesina sul volto della donna nell'immagine contemporanea, le direte una serie di banalità, no? A meno che non scegliate la via della provocazione. Perché? Perché in 10 pagine non si può affrontare questo tema, probabilmente non si può affrontare nella vita, no? In una serie di pubblicazioni. Quindi incito anche voi di partire da un particolare che vi interessa, il porno, per esempio, deve stare sempre associato al porno. Effettivamente, diciamo, però anche lì non ci si può occupare del porno in generale, ma di un aspetto che può essere trasformato in oggetto teorico, no? Per esempio, non so che differenza c'è tra lo snuff movie degli anni 70-80, un genere bizzarro, forse inesistente. Sapete cosa sono questi snuff movie, no? Cioè dei film che sarebbero stati realizzati a partire da violenze reali fino alla tortura, fino alla morte, no? E il genere invece amateur, no? Che è la classica, diciamo, categoria del porno contemporaneo. Quindi, ecco, bisogna partire, per fare un esempio, da un oggetto molto specifico e da quello puoi partire per le riflessioni che possono essere interessanti per la disciplina, no? Per la teoria, per la filosofia. E comunque avremo modo di parlare di queste tesine quando ne parleremo mai, perché la nostra collega ieri mi ha chiesto: ma ci può dare qualche indicazione? No, non vi posso dare nessuna indicazione sull'esame, perché in realtà vorrei, diciamo, trasmettervi questa idea che a mio avviso è molto personale, poi potete anche criticarla e rigettarla. Se voi interpretate la vostra carriera universitaria come una serie di goals, no? Cioè io devo fare questo esame, poi devo fare quest'altro esame, poi devo scrivere questa tesina, cioè sempre goal oriented, no? Su cose che dovete fare, su, diciamo, compiti assegnati che dovete svolgere. In realtà cominciate ad abituarvi ad uno stile di pensiero che vi assicuro porta alla felicità nella vita.
Nel senso che questo non finirà mai, vi troverete a 70 anni guardando indietro, vedrete una serie di compiti frammentari che qualcuno vi ha dato e che voi avete cercato di eseguire. Questa è la ricetta per l'infelicità. Invece bisogna passare da questo modo di concepire l'università goal-oriented a un modo di concepire l'università identity-oriented. Cioè, chi voglio diventare durante questi studi universitari? Non devo fare la tesina, devo fare l'esame, no. Cioè, come mi voglio trasformare attraverso questi studi universitari? Qual è l'identità che voglio raggiungere? Come voglio plasmare la mia persona? E anche al di là della carriera universitaria, cosa voglio fare della mia identità in generale, no? Nel corso della vita? Ecco perché è molto importante, diciamo, per carità, e anche io utilizzo molto online. Ma lo dico anche a quello che sono a casa. Capisco che è molto importante, come dire, preferibile restare a casa, non venire a lezione, anche per me ci saranno delle lezioni che non avremo online, no? Perché non riuscirò a venire in tempo da Chicago. Però cercate comunque di capire che c'è una differenza fondamentale dal seguire le lezioni da casa e dal seguirle in questa aula. Se non siete mai venuti in questa aula, non ve ne accorgerete nemmeno. Allora, naturalmente ci sono vari motivi, distanza geografica, lavoro, eccetera, eccetera. Qualcuno ovviamente esce il giovedì, ma questa non è una ragione, perché lo studente universitario modello si stabilisce il lunedì, o tutt'al più il martedì. Non siete borghesi sin da quando siete studenti a dirvi il giovedì, ma fate il lunedì, il martedì. Quindi il lunedì in realtà dovreste essere sveglissimi. Chi esce il giovedì? Quindi, ecco, a parte queste piccole battute, vedrete che, diciamo, il seguire lezioni dal vivo in genere ha tutto un altro tipo di ricezione della lezione, tutto un altro tipo di ricezione corporea, no? Beh, una risonanza, una vibrazione, perché potete vedere lo spazio, gli altri, l'interazione, tutta un'altra cosa. È una lezione involved, no? Da casa avete una lezione disinvolved, vi sembra la stessa cosa, ma non è affatto la stessa cosa, proprio perché, anche se non lo sapete, si trasforma in uno strumento goal-oriented, cioè una cosa che state lì, fate lì, facciamo altre cose, eccetera, eccetera, ma non una esperienza identity-oriented. Quindi questa è la differenza tra seguire il proprio corpo e seguire il corpo digitale. Comunque, a proposito di questo, oggi voglio parlare, dopo questo predicozzo di Padre Leone, voglio parlarvi di una cosa che mi sembra importante, a proposito dei filtri, che vi dicevo noi abbiamo scelto come oggetto teorico, no? di questo seminario, di questo parleremo. Allora, poi voi direte, sì, ma cosa dobbiamo leggere sulla filosofia della comunicazione, la bibliografia, le teorie generali? La filosofia della comunicazione non esiste, in realtà è un'etichetta che io ho dato, perseguendo anche l'etichetta precedente del professor Volli, ma in realtà quello che mi interessa di più è la vostra creatività, cioè per me interessa che voi mi stupiate con le vostre testine, che facciate qualcosa di nuovo, e che effettivamente ci mettiate qualcosa di voi stessi, no? Questo perché è fondamentale? Perché qui torniamo ai filtri, perché, ripeto, li utilizziamo come oggetto teorico per parlare di temi più generali della filosofia della comunicazione. Chi è che fa i filtri? No? Ieri ci siamo posti la domanda come si fanno i filtri, perché si fanno i filtri. Oggi ci poniamo questa domanda: chi è che fa i filtri? Chi è che fabbrica i filtri? Conoscete qualcuno che fabbrica filtri? No, conoscete il nome di qualcuno che fabbrica filtri? No. Allora, facciamo un esercizio ancora più generale. Un esercizio di pensiero sulla autorialità. Che cos'è l'autorialità? Qualcuno saprebbe definire che cos'è l'autorialità? Non l'autorità, non l'autorevolezza, non l'autoritarismo, l'autorialità. Che cos'è l'autorialità? L'autorialità significa essere autori di qualcosa, cioè far esistere qualcosa nel mondo dal punto di vista materiale, dal punto di vista concettuale, dal punto di vista esistenziale, che prima non c'era, e dare a questo qualcosa il proprio nome.
collegare a questo qualcosa che prima non c'era nel mondo, con la propria identità, con la propria singolarità, con il proprio nome. Allora, guardiamoci intorno. Quali esempi di autorialità possiamo trovare intorno a noi? Qualcuno di voi sa il nome dell'architetto di Palazzo Nuovo? Ricordate. Zero. Autorità di Palazzo Nuovo? Zero. Qualcuno di voi sa il nome di chi ha inventato qualcuna delle tecnologie che stiamo utilizzando qui? Per esempio, chi ha inventato questa telecamera, questo bellissimo oggetto che mi guarda con questi occhi così tenere, così antropomorfo, anzi zoomorfo. Qualcuno sa chi l'ha inventato? Chi ha inventato il computer che stiamo utilizzando? Beh, forse potremmo dire che c'è una diffusa autorialità legata a Steve Jobs. Oppure a Bill Gates, che sono ormai nomi mitici di altri tempi, no? Gates è del Cerini, eccetera, no? Quando diventi oggetto di teoria del complotto, ormai sei del tempo passato. No? Però sono comunque figure mitiche perché forse sono tra le ultime figure che associamo a un'autorialità della tecnologia. Quali autori stanno dietro il design delle sedie sulle quali siete seduti? Oppure dietro la fabbricazione dei bachi che state utilizzando. C'è un'autorialità nei vostri vestiti? C'è qualcuno che ha dei vestiti addosso che ha un'autorialità? Forse qualcuno ha dei vestiti che ha un brand. Lì è un'autorialità più collettiva, però pochi di voi avranno dei capi unici, firmati, disegnati per venire al corso del professor Leone. Dovreste comunque. Questo è un corso molto elegante, scusate. Voi stessi siete il prodotto di un'autorialità? Conoscete, ricordate i nomi di vostro padre, di vostra madre? Certo, la maggior parte di voi, nonostante sia di mattina, ricorda il nome, no, di vostro padre, di vostra madre. Quella è un'autorialità, diciamo, antropologicamente molto importante, no? Il sistema di parentela, che ci dice che noi siamo stati biologicamente fatti da X e da Y. Perché è così importante? Perché introduce nel nostro rapporto con la cultura, nel nostro rapporto con le cose, questa matrice dell'autorialità. L'autorialità è importante riceverla, è importante anche darla al mondo. Se voi finiste la vostra vita senza aver mai esercitato nessun tipo di autorialità, cioè senza aver dato il vostro nome a niente e a nessuno, che tipo di vita avreste condotto? Beh, dal punto di vista di questa grande, diciamo, lettura antropologica dell'autorialità, sarebbe una vita vuota. Non lasciate niente di personale dietro di voi. Non lasciate dei figli, non lasciate dei libri, non lasciate delle opere d'arte, eh? Perché queste sono ancora cose molto legate all'autorialità. Perché i libri ci affascinano? Perché gli scrittori ci affascinano così tanto? E non ci affascinano invece i creatori di film, no? Perché effettivamente è ancora questa matrice, no, genetica della verità, è molto legata ancora alla produzione artistica, è molto legata alla produzione dei libri, è molto legata alla produzione di arte, no? Vedo qui Silvia Rapoport, fa parte del gruppo Frances, che è una grande artista, visiva, che esercita continuamente la propria autorialità, no? E crea delle opere d'arte che hanno il suo nome, il suo cognome, opere d'arte bellissime. No? Però i filtri, che cosa sono? Che cosa sono, per esempio, le vostre pagine nei social media, le vostre pagine su Facebook, su Instagram, che adesso state cercando di riempire con la novità, eccetera, le ultime cose che vi sono successe, andate a guardare. Che tipo di autorialità c'è lì? Avete un'autorialità nelle vostre pagine Facebook, nelle vostre pagine Instagram, nelle vostre pagine TikTok? Ah no, TikTok non si può più. C'è un'autorialità? C'è un'autorialità nella vostra presenza in rete? Che tipo di autorialità è? Scrivere un post questa mattina durante la lezione con il signor perché vi annoiate, piuttosto che scrivere un libro, sono la stessa cosa? Che tipo di autorialità abbiamo noi nel mondo digitale? Quando postiamo una foto e la trasformiamo attraverso un filtro, noi non sappiamo chi ha creato questo filtro,
Non sappiamo chi è che ha creato la tecnologia che utilizziamo per creare questa immagine digitale, però esercitiamo grazie a questi strumenti la nostra autorità. Ma che tipo di autorità è? È un'autorità, diciamo, molto superficiale, no? È un'autorità diffusa, si potrebbe dire. È un'autorità molto democratica, nel senso che tutti la possiamo esercitare. È un'autorità che non richiede nessun tipo di genio, richiede solo un po' di dimestichezza, no? Se vedete chiunque davanti anche il vostro nome, davanti a Facebook, dopo un po' comincia a essere l'odore di boss, e non smette più, tutto il giorno di spostare, eccetera. Però è ovviamente un'autorità che dal punto di vista esistenziale, dal punto di vista della creazione di tracce, lascia sempre un senso di insoddisfazione. Cioè, voi, quando sentite questo senso di autorità legato al fatto che avete, diciamo, pubblicato un nuovo post su Facebook o su Instagram, beh, la sensazione che provate non è esattamente quella di Michelangelo che finisce per la Sistina, no? È qualcosa di un po' diverso. Michelangelo probabilmente si sente, non sei Dio, probabilmente lo era, no? Rispetto agli altri uomini, capace di andare oltre. Invece noi stiamo in questa, come dire, autorità molto diffusa che viene continuamente alimentata da queste, diciamo, aree digitali, dalle piattaforme, dai dispositivi che sono messi a nostra disposizione, eccetera, eccetera. Per cui, diciamo, noi abbiamo l'impressione di essere un po' creativi, no? E questa creatività però anche se è di basso profilo, diciamo, diffusa, diciamo abbastanza superficiale, e poi adesso sorge sempre di più la questione di che tipo di creatività, che tipo di autorialità si manifesta invece quando poi queste competenze vengono passate a una macchina, no? Per esempio, chi di voi ha utilizzato, siate sinceri, GPT in qualche compito che avrebbe dovuto svolgere lui stesso? O qualche compito che avrebbe dovuto svolgere è la stessa. Chi di voi ha utilizzato il GPT? Federico, tutte le volte che gli diamo un report, utilizza GPT. GPT, chat. La GPT è un chatbot, quindi è un'intelligenza artificiale che produce linguaggio naturale, che è stata sviluppata da OpenAI, che è un'azienda di intelligenza artificiale americana. Limitato, nel senso che mette poi a disposizione le proprie creazioni di intelligenza artificiale per il pubblico. Quindi sono dei dispositivi che non sono a pagamento, ma sono invece aperti, no, all'utilizzo pubblico. Quindi tutti voi potete iscrivervi nel sito di questa azienda e utilizzare da lì, utilizzare GPT chat. Adesso è arrivata la sua terza, ben presto quarta versione, ed è un dispositivo che crea linguaggio naturale in maniera molto molto efficace, tant'è vero che voi potete chiedergli appunto di scrivere una tesina, scrivere un poema, scrivere un report. Nessuno di voi l'ha mai utilizzato? Assolutamente. Che studenti di scienza della comunicazione siete? Dovete assolutamente andare in questo sito e trarre spunto per, diciamo, i vostri compiti universitari, che ormai non fate più voi, è una droga, nel senso, una volta che ci andate, vedrete, non lo scelte più. No, andate anche perché è importante, no, essere al passo con l'attualità, no, anche tecnologica. Quindi andate in questo sito, iscrivetevi e cominciate a giocare anche con questo chatbot, no, per rendervi conto di che tipo di intelligenza artificiale si tratta, sapendo però che c'è tutto un mondo dietro, che in realtà giocando in questo chatbot state anche addestrando, state contribuendo ad addestrare questa intelligenza artificiale, quindi non è semplicemente un gioco. Però andateci oggi stesso, fategli una domanda qualsiasi, chiedetegli di fare qualsiasi cosa che si possa fare con il linguaggio, non so, chiedetegli di scrivere un poema sulla semiotica, vi scriverà un poema sulla semiotica. In inglese naturalmente, perché questo chatbot funziona in inglese e anche in alcune altre lingue molto diffuse, come spagnolo. Per cui, diciamo, di fronte a queste creazioni, ci si sta chiedendo, ma che tipo
di autorialità esiste, no? Per esempio, Nature, che è la rivista scientifica più famosa e reputata nel mondo, ha da poco proibito agli autori che scrivono e pubblicano su Nature non di utilizzare GPT-Chat, ma di citarlo come autore. Perché alcuni autori che avevano pubblicato su Nature avevano listato, no, insieme a tutti gli autori, Massimo Leone, Federico Pedentani, Silvia Tarbocco, eccetera, eccetera, sapete questi articoli scientifici che hanno, insomma, 10 autori, e poi c'era Chatbot GPT-3, che aveva contribuito. Se voi andate a leggere uno dei libri, non so se è una biografia, però l'abbiamo appena pubblicato io e Antonio Sant'Angelo, un libro intitolato Semiotica e Intelligenza Artificiale, pubblicato da Arati nel 2022, qualche settimana, lì nell'introduzione che io ho scritto per questo libro c'è un intero paragrafo, un'intera sezione che non è stata scritta da me, è stata scritta da questo chatbot in inglese. Io poi ho tradotto questa sezione in italiano e l'ho pubblicata in questo libro. Io poi, dopo questa sezione, dico al lettore che ti è piaciuto questo paragrafo, sappi che è stato scritto dall'intelligenza artificiale. Però, se non l'avessi scritto, probabilmente la maggior parte delle persone non si sarebbero accorti o accorte. Mi stupisce che non l'abbiate mai utilizzato. Forse siete un po' boomer, perché Sono una vera boomer, nel 1963, quindi questo è filosofia. stupificato, invece loro no, sono nati nel 2000, 2010. No, ma a parte questo, mi è venuto in mente che in un corso di filosofia della letteratura avevamo visto degli haiku scritti Sì, con le anche macchine. degli altri. Sì. Questa è sicuramente la macchina più sofisticata, cioè l'algoritmo più sofisticato, più potente. Ieri ne parlava anche la nostra collega Estone, perché si basa su un'enorme base di dati, un dataset enorme di conversazioni, una grande capacità computazionale, perché quello che sta cambiando è che noi abbiamo dei dataset che stanno crescendo. La capacità computazionale delle nostre macchine computazionali, quindi anche i nostri algoritmi, sta crescendo e crescerà ancora di più. Altra domanda sull'attualità: voi sapete cos'è l'informatica quantica? Cosa sono i computer quantici? Non sapete? La Digital Era, Quantum ICT. Allora, i vostri computer dentro hanno dei processori, no? Che permettono tutte le inferenze fatte da queste macchine. E diventa sempre più reale il fatto, la possibilità che invece di impulsi elettrici all'interno di questi processori possano essere utilizzati degli impulsi quantici. Questo, permetterà un salto nella velocità di computazione. Ma non esponenziale, è vertiginoso. Stiamo parlando di centinaia, se non migliaia di volte più veloce. Cioè, il computer quantico che si sta sperimentando adesso sarà centinaia e migliaia di volte più veloce del computer attuale. Quindi pensate cosa potrà fare. Per cui si stanno ponendo, per esempio, dei problemi sulla sicurezza. No, io lavoro, ho un secondo lavoro, a parte. No, terzo, quarto, quinto, non lo so. Comunque, oltre a essere docente qui, sono anche direttore di una fondazione di ricerca privata che si chiama Bruno Kessler, a Trento, che è una delle più grandi aziende di produzione di intelligenza artificiale in Europa. E lì si studiano, per esempio, i computer quantici, ma si studia anche un fenomeno molto importante che è la cyber security. No? Sapete cos'è che è cyber security? Beh, sentito parlare degli attacchi hacker, no? Che vengono soprattutto dalla Russia in questo momento. Ecco, c'è il problema adesso che nel momento in cui si passerà a una computazione quantica, difendersi da tanti hackers, no? Condotti attraverso tecnologia quantica sta molto complicato, no? Per cui anche i servizi segreti, eccetera, sono in allarme rispetto a questa evoluzione della capacità di calcolo. Tutte queste cose fanno parte della nostra attualità, sembra fantascienza, ma in realtà pian piano, anzi in maniera velo molto veloce, molto esponenziale, comincia a far parte della nostra vita, no? Allora bisogna davvero essere molto attenti all'attualità e cercare di essere aggiornati, sapendo però che diciamo, è impossibile essere aggiornati, per esempio sull'andamento dell'intelligenza artificiale, no? Anche gli esperti che lavorano nella mia stessa diciamo, fondazione, dicono, ma qui le cose cambiano da un pomeriggio all'altro, cioè ci sono delle novità in continuazione.
Per questo è molto importante, diciamo, avere dei quadri di riferimento teorici che consentano di interpretare questo cambiamento rapidissimo nel tempo. È uno dei tanti quadri teorici, è proprio quello della semiotica. Quindi vi dicevo, c'è il problema del fatto che questa velocità di calcolo, questa velocità di processamento, fa sì che sempre più l'intelligenza artificiale sia capace di imitare dei processi creativi umani, quindi creare per esempio dei testi, ma anche di creare delle immagini. Queste sono immagini un po' caricaturali, anche se involontariamente, create da una intelligenza artificiale, abbastanza semplice in realtà, che è stata incastonata all'interno di questa app che si chiama Lens. Allora, come funziona questa intelligenza artificiale? Com'è che sono venuti fuori questi ritratti? Questi ritratti sono stati forse realizzati da un artista umano, hanno un'autorialità? Sono andato a Montmartre, della piazza a Parigi, mi sono andato a fare un ritratto dicendo: guarda, voglio apparire figo. No. E la verità è che io ho fornito in maniera sperimentale, perché mi interessava, c'è gente che lo fa anche gratuitamente, no? Senza sapere poi che rischi tu vai incontro. Ho fornito a questo algoritmo di intelligenza artificiale 50 selfie che io ho scattato nel passato, presi dalla mia biblioteca, dalla mia library di foto, all'interno del mio iPhone, e questo algoritmo non ha fatto altro che applicare probabilmente un algoritmo convoluzionale, no? Oppure gestito da una GAN di cui vi ho parlato ieri, a questa serie di immagini, per cui le ha riprocessate, le ha, come dire, rimescolate, riframmentate, e poi ha creato, a partire da questa zuppa, no? Questa zuppa computazionale, ha tirato fuori dei nuovi selfie, dei nuovi autoritratti di me stesso, che però non sono la riproduzione digitale o sotto forma di pseudo disegno di nessuno dei selfie che io ho dato a questa macchina. Qui c'è un elemento di novità, perché io non ho scattato nessuna di queste immagini. Io non appaio così in nessuna delle mie immagini digitali, quelle che sono nella library, nella fototeca del mio iPhone, no? Allora, come ha fatto questa intelligenza artificiale a tirar fuori queste immagini che non c'erano? Come ha fatto? Come ha fatto secondo voi? Da dove le ha prese? Da dove vengono? Sì, opere è già dire, di solito, ecco, di nuovo il termine opera noi lo associamo all'idea di autorialità, no? Cioè qualcosa che sia stata creata da qualcuno. Invece qui probabilmente ci sono dei riferimenti, degli schemi visivi, a delle immagini di, diciamo, persone di genere maschile, la cui fisionomia è comparabile alla mia, che sono stati utilizzati per creare questa specie di Frankenstein, no? Questi datasets noi non li conosciamo, non sappiamo cosa c'è dentro, non sappiamo da quale dataset la macchina è partita, l'algoritmo è partito per creare queste immagini. E non sappiamo neppure come ha operato questo algoritmo, cioè secondo quale logica. Allora, secondo voi, chi potrebbe spiegarmi come ha operato questo algoritmo? A chi potrei rivolgermi per sapere? Questo è un giochino stupido, no? Però, per esempio, se a me mi bloccano tutte le volte all'aeroporto, no? Tutte le volte che l'aeroporto suona, tac, controllo, polvere da sparare, controllo, droghe, eccetera. E vengo a sapere che in realtà io vengo bloccato perché c'è una telecamera che guarda il mio volto, è collegata all'intelligenza artificiale, e dice: questo è un sospetto perché, non so, c'è i capelli lunghi, c'è la barba lunga, c'è gli occhi pesti. Allora, quello comincia a diventare inquietante, no? Comincia ad essere l'impatto di un algoritmo sulla mia vita quotidiana, sulla mia identità, sui miei diritti anche, no? Perché comincio ad essere oggetto di un'attività che è proibita per adesso in Europa, ma non è proibita in tanti altri paesi del mondo, che si chiama profiling.
Cioè io vengo associato a un profilo, non sono più un individuo, sono associato dalla macchina a un profilo. Allora, come posso chiedere chi è che è responsabile di questo profiling? Anche qui c'è un profiling, anche se non si vede, anche se non mi sembra così inquietante, però c'è un profiling. Innanzitutto sono stato profilato come maschio, sono stato profilato come possibile guerriero, non so, mi è stato detto, l'algoritmo ha pensato che mi avrebbe fatto piacere vedermi in queste pose così guerresche, così manly, no? E adesso mi fa veramente piacere. E mi hanno anche tagliato i capelli, in molti casi, cosa che mi fa veramente piacere. Allora, chi è che decide queste mosse? Chi è che decide del profiling? A chi posso chiedere? A chi posso rivolgermi per dire, oh, com'è che mi fermo sempre all'aeroporto? Eh? Chi crea l'algoritmo? E chi lo crea l'algoritmo? I programmatori. Bene, questa potrebbe essere la risposta più sensata se ci fosse una autorialità lineare dietro gli algoritmi. In realtà non c'è un'autorialità lineare. Perché ci sono delle persone numerose che lavorano negli algoritmi, che poi lavorano su delle libraries, queste libraries poi sono create da altri. Quindi, innanzitutto, c'è tutto un processo di creazione che ormai è collettivo, è frammentato, è disperso, è distribuito, eccetera, eccetera. Quindi è molto difficile capire a chi rivolgersi. Ma poi, soprattutto, c'è, anche se trovassimo tutti i responsabili della creazione di questo algoritmo, il cinese che ha fatto l'algoritmo, i canadesi che hanno sviluppato i datasets, le libraries che sono state fatte in Medio Oriente, eccetera, eccetera. E se chiedessi a tutto questo team, se ce l'avessi davanti, come ho davanti voi stessi, se chiedessi, ma scusate, ma perché mi profilano sempre come possibile trafficante di droga, sarebbero capaci di rispondere? No. Non sarebbero capaci di rispondere. Perché non sarebbero capaci di rispondere? Perché, come dire, è come se chiedessero a vostro padre, a vostra madre, ma perché vostro figlio arriva sempre tardi a lezione? Perché arriva con un'ora di ritardo? Spiegatemi. E loro dicono, ma noi l'abbiamo educato così bene, noi gli abbiamo dato tutto quello che era necessario, abbiamo detto che era importante arrivare presto a lezione, eccetera, eccetera. Invece, il comportamento di questo individuo è diverso, no? È diverso dalla sua autorialità, diciamo, l'autorialità che sta dietro. Gli algoritmi cominciano ad avere la stessa complessità, cioè noi li educhiamo per certi compiti, li educhiamo, tra virgolette, sto parlando metaforicamente, per certe attività, però loro ne sviluppano delle altre, ma non perché sono cattivi, è perché sono dei sistemi complessi, sono dei filtri complessi, gli algoritmi. Anche voi siete dei filtri. Gli esseri umani sono dei figli, e voi filtrate la cultura della generazione precedente e la trasmettete alla generazione successiva. Quindi anche a voi vi comportate come dei filtri. Probabilmente siete dei filtri anche voi molto complessi, cioè le cose che fate passare della generazione precedente e le cose che invece bloccate dipendono da un algoritmo complessissimo, da una logica che molto vi dovete andare per anni dallo psicanalista per capire cos'è che accettate e cos'è che rifiutate. Nel passaggio da una generazione all'altra. E gli algoritmi cominciano ad avere questa complessità. Non c'è una psicanalisi dell'algoritmo, però dovremmo brevettarla, no, Federico? Facciamo un gabinetto di psicanalisi per algoritmi, perché anche gli algoritmi hanno questa black box, no? Come si chiama? Che cos'è la black box degli algoritmi? Cos'è la black box? La scatola nera. La scatola nera, di solito, quando un aereo precipita, è qualcosa di molto prezioso, no? Si va a guardare per capire quali informazioni ci sono, per comprendere perché si è verificato un incidente. E in realtà è una scatola che preserva le informazioni fondamentali sul volo, no? Di un velivolo durante tutto il corso del suo volo. Ma invece quando parliamo di black box o, in casi meno, diciamo così, pessimistici, di gray box, di scatola grigia, parliamo di quell'area del funzionamento degli algoritmi che è per noi insondabile, che è per noi inconoscibile. Perché è insondabile e inconoscibile? Perché gli algoritmi e anche le reti neurali, no, che compongono la parte fisica, diciamo, dell'intelligenza artificiale,
sono sistemi estremamente complessi, gli algoritmi sono essenzialmente delle equazioni, e capire come queste equazioni producono degli output a partire da certi input non è impossibile, ma richiede una capacità di calcolo enorme, e richiede un'applicazione di questa capacità di calcolo che è enorme. Quindi noi facciamo molta difficoltà a sapere come ci vedono degli algoritmi. Noi stiamo cercando di capirlo nel nostro piccolo progetto Facets. Allora, dai, ti dico, aiuto, vai. Distribuiamo. Allora, cos'è questo progetto? Il progetto Facets è un progetto molto complesso, di questo progetto fa parte anche la nostra riflessione sui filtri, ma è un progetto che cerca di capire anche come ci vede l'intelligenza artificiale, e cerca di capire che cosa l'intelligenza artificiale vede nel nostro volto. Quando c'è una telecamera associata all'intelligenza artificiale, che tipo di cognizione, tra virgolette, sviluppa questa intelligenza artificiale. E allora, per capirlo, noi stiamo adottando tante strade. Una di queste strade è quella di studiare attraverso l'intelligenza artificiale le immagini digitali, di solito immagini facciali, che sono utilizzate nei social networks, che sono utilizzate come immagini di profilo. Perché le immagini di profilo? Perché sono le immagini che noi legalmente, eticamente, possiamo utilizzare per le nostre ricerche, dietro volontario consenso di chi ha postato queste immagini. Quindi, innanzitutto, se volete dare un contributo alla scienza, recatevi in questo sito web e potrete donare alla scienza il vostro corpo. No, non il vostro corpo, potrete donare alla scienza la vostra immagine di profilo, cioè l'immagine di profilo che avete su Instagram, su Facebook, no, più su Facebook, non l'avevo su Facebook. Quindi se non avete un account Facebook non potete farlo, però sì, potete uploadare in maniera diversa. E cosa facciamo noi con queste immagini? Beh, cerchiamo di farvi vedere come le vede l'intelligenza artificiale. Vedete su questa piccola cartolina che vi è stata data, c'è un'immagine della Gioconda. Questa immagine della Gioconda è tagliata a metà, no? Da una parte c'è la Gioconda normale, e dall'altra parte c'è la Gioconda, così come viene vista dall'intelligenza artificiale. Che brutta, no? Direte voi. Allora, perché l'intelligenza artificiale vede la Gioconda in questo modo? A che cosa vi fa pensare questo modo in cui, diciamo, viene rappresentata la percezione della Gioconda a partire dall'intelligenza artificiale? A che cosa vi fa pensare? Poi se donate la vostra immagine di profilo, vedrete anche la vostra immagine di profilo così come viene vista da questo occhio artificiale. A che cosa vi fa pensare questa rappresentazione? Ci sono stati dei momenti nella vita in cui voi avete visto così? No? Dovete ancora fare molte esperienze. Qualcosa di? A quale astratto, sì. Si parla un attimo di, diciamo, mente locale, direi, mi sembra una sorta di analisi in RGB che può fare artificiale per capire che colori ci sono nel mondo. Ok, quindi no, la cosa giusta è che viene fuori una struttura plastica molto forte, eh? Però una struttura plastica particolare, A me ricorda molto l'immaginario delle creature lovecraftiane. perché. Ah, sì, un po' ci stiamo avvicinando, sì. Molto quel tipo di horror senza senso, tipo di logica che colpisce, diciamo, nel profondo. L'Octulucene, come si chiama? Bene, altre osservazioni? Prego. Ecco, finalmente, bravissimo, grazie. Allora, sì, effettivamente è una rappresentazione che ricorda delle rappresentazioni visive che hanno cominciato a essere popolari soprattutto negli anni 60 e soprattutto in seguito alla diffusione dell'LSD, no? Perché le persone che prendevano l'LSD
cominciarono a vedere la realtà in questo modo, alcuni poi cominciarono anche a rappresentarla, no? C'è tutto il filone dell'arte psichedelica cosiddetta, che lavora proprio su questa, sullo psichedelico, arriva al che quindi cercano di riprodurre, no? Anche su una tela, anche su supporti tradizionali, questi criptoadesivi. Allora, in effetti noi abbiamo dato dell'LSD all'intelligenza artificiale. Ma è vero, noi abbiamo dato dell'LSD all'intelligenza artificiale. Naturalmente non gliel'abbiamo data, diciamo, chimicamente, perché l'intelligenza artificiale non ha una bocca, non ha un corpo, diciamo, non può entrare in un trip corporeo, ma può entrare in un trip computazionale. Queste sono immagini cosiddette. Tecnicamente si chiamano immagini allucinate. Abbiamo allucinato l'intelligenza artificiale. Perché abbiamo allucinato l'intelligenza artificiale? Che cosa fa di solito l'intelligenza artificiale per il riconoscimento dei volti? Sostanzialmente, l'intelligenza artificiale opera grazie a una rete neurale che è una specie di mille foglie, no? Fatta a strati, degli strati di perceptroni. E ognuno di questi strati è collegato allo strato sottostante, è collegato allo strato sottostante, eccetera, eccetera. Per cui voi avete un input da una parte di questa torta mille foglie e poi avete un output dall'altra parte di questa torta mille foglie. Quindi l'input è per esempio una vostra immagine facciale e l'output è, sì, si tratta di Massimo Leone, eh? Noi conosciamo l'input, la foto di Massimo Leone, conosciamo l'output, la macchina che ci dice sì, si tratta di Massimo Leone, ma la complessità, la grey box o addirittura la black box, e quando parliamo di black box entra Marco Giuliano, quello che c'è in questa black box è il processo della distillazione computazionale, cioè che cosa succede in questo trickering down da un strato allo strato successivo, perché è lì che funzionano queste complessissime equazioni che compongono l'algoritmo computazionale. Quindi l'unico modo per conoscere il modo in cui funzionano questi strati, il modo in cui funziona questa mille foglie di equazioni, questa distilleria di grappa computazionale, chiamiamola così, e di invertire il processo di distillazione, di allucinare l'intelligenza artificiale. Cioè, invece di dare una foto di Massimo Leone all'intelligenza artificiale dicendo riconosci chi c'è in questa foto, noi invertiamo questo mille foglie, prendiamo la torta, la rigiriamo e chiediamo all'intelligenza artificiale, sulla base di quello che ha appreso, di costruire un'immagine di Massimo Leone. Così noi facciamo quello che tecnicamente in altri ambiti si chiama come reverse engineering. Che cos'è un reverse engineering o back engineering? Sapete cos'è un reverse engineering? Per esempio, lei vuole sapere, no, chi lo sa? Benissimo, perfetto, è proprio così. È un processo conoscitivo che parte da un oggetto già esistente, creato, e cerca di capire attraverso quali logiche, attraverso quali meccanismi, attraverso quali passaggi è stato creato. No? Per esempio, un esempio spettacolare di reverse engineering è quando la Cina comprò, se non sbaglio, negli anni 90, una portaerei australiana dismessa. Una portaerei che risaliva, credo, alla fine degli anni Ottanta. Perché i cinesi, la Cina comprò questa portaerei? Perché la parte più delicata nelle portaerei è la cosiddetta fionda, no? Avete visto questo nuovo film, Top Gun, Tom Cruise, vecchietto, no? Che si fa lanciare con il caccia, eccetera. Allora, quel meccanismo della fionda che lancia il caccia a folle velocità a partire da questa superficie molto molto ristretta che è la piattaforma della portaerei è complessissimo ed è protetto da segreto militare in tutte le nazioni che non sono molte al mondo che posseggono delle portaerei. Allora, la Cina ha voluto a un certo punto avere le sue portaerei, ma non aveva la formula per la costruzione di questa fionda. Per
perché era segreta presso i servizi segreti di Francia, Stati Uniti, Inghilterra, eccetera, cioè tutte le nazioni che hanno delle portiere. E allora che cosa ha fatto? Ha comprato una portiere australiana e gli ingegneri cinesi, che sono bravissimi, hanno cominciato a studiare come era fatta questa fionda e l'hanno ricostruita a partire da reverse engineering. Cioè non avevano la formula della fionda, ne hanno costruita una smontando una fionda esistente, che richiede una grande capacità. La Cina è straordinaria nella sua capacità di back engineering, reverse engineering. Possiamo fare del reverse engineering sull'intelligenza artificiale? No, è molto complicato. È molto complicato. Uno dei modi per fare del reverse engineering è esattamente quello di allucinare l'intelligenza artificiale. E consiste non solamente nel dire adesso non è che devi soltanto riconoscermi Massimo Leone nelle foto, mi devi creare una foto di Massimo Leone. Però nel fare questo io faccio un'operazione in più. Vedete che in questa cartolina che avete davanti a voi, in realtà l'intelligenza artificiale non mi ha prodotto un'immagine della Gioconda, mi ha prodotto una strana immagine psichedelica della Gioconda, in cui emergono, diciamo, soprattutto le strutture plastiche, ed è come se questa Gioconda fosse piena di occhi, no? Ci sono tantissimi occhi in questa Gioconda. Perché? Perché noi abbiamo allucinato lo strato dell'intelligenza artificiale che nel volto riconosce gli occhi. E quindi sostanzialmente abbiamo detto all'intelligenza artificiale: creami un'immagine della Gioconda, ma al contempo creamela utilizzando al contrario l'algoritmo che tu utilizzi per riconoscere degli occhi. Ed è comunque che la Gioconda viene creata come un mostro multiocchi. Perché conoscete il fenomeno della pareidolia, no? O pareidolia, che avviene quando, per esempio, in una nuvola voi riconoscete un volto, o in un tronco riconoscete un sorriso, o in una roccia riconoscete un profilo. Ecco, questa è una pareidolia computazionale. Abbiamo allucinato l'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale comincia a riconoscere degli occhi dappertutto, comincia a riconoscere delle parti di volto dappertutto. Perché è importante fare questo? Perché, e qui concludo perché dobbiamo dare poi spazio alla nostra seconda relatrice di oggi, ma continueremo a parlare di intelligenza artificiale e filtri la prossima settimana. Perché l'intelligenza artificiale, come dire, a volte funziona esattamente come un filtro, però in quanto filtro spesso filtra le cose sbagliate. Il problema è che, ricordate quello che diceva ieri la nostra collega Estone, no? Su questo errore clamoroso, tragico, no? Di associare il label di gorilla a dei volti afroamericani, riproducendo così involontariamente uno degli stereotipi più tragici, peggiori, no? Più razzisti che ci sia nella storia dell'umanità. Allora, il problema è che l'intelligenza artificiale, per esempio, quando analizza i nostri volti, li filtra, spesso però li filtra male, li filtra commettendo degli errori. Cioè quelli che dal punto di vista di un'intelligenza umana sarebbero degli errori, delle imprecisioni, addirittura delle ingiustizie. Qual è il problema? Il problema è che molto spesso noi non ce ne accorgiamo, proprio perché non possiamo entrare dentro questa black box, non possiamo entrare dentro questo mistero computazionale. Quindi l'intelligenza artificiale sbaglia, prende delle vie errate, riproduce dei pregiudizi, ma al contempo ci dà delle risposte che sembrano perfette, no? Come quello studente, quella studentessa che viene all'esame e ha imparato a memoria la lezione del professore, risponde esattamente quello che il professore ha detto, ripetendolo parola per parola. Se il professore è un, diciamo, egocentrico, grazie, 30 lode, eccetera, poi magari dietro questa ripetizione, diciamo, no? Verbatim, delle parole del docente non c'è niente, non c'è nessuna comprensione, no? Non c'è nessuna vera intelligenza di quello che il professore ha detto. L'intelligenza artificiale praticamente si comporta così, cioè ci fornisce una simulazione di risposte intelligenti, dietro le quali molto spesso ci sono dei processi che non sono solo intelligenti, ma sono anche sbagliati. Chiudiamo con un esempio proprio relativo all'allucinazione dell'intelligenza artificiale. Allora, è stato visto per esempio che un'intelligenza artificiale può essere addestrata per
per riconoscere delle immagini digitali di pesi, pesi da palestra. Allora, come si fa? Beh, è molto semplice, no? Molto semplice, poi è un processo complesso, ma comunque si addestra questa intelligenza artificiale proponendole delle immagini diverse, variate, di pesi da palestra. Si chiede all'intelligenza artificiale, è un peso da palestra, sì o no? Se risponde bene, si rafforza il processo algoritmico. Se risponde male, bisogna cambiare qualcosa. Fino a che non si arriva al punto in cui ogni volta che io presento un'immagine di pesi, no? Da palestra all'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale mi dice, sono pesi da palestra. Bravissima, intelligentissima, riconosce tutto. Però proviamo ad allucinarla. Diamole dell'LSD, rivoltiamola mille foglie e diciamo, allora adesso creami un'immagine di pesi da palestra. Che cosa fa l'intelligenza artificiale? Mi crea sistematicamente delle immagini di pesi da palestra tenuti da un avambraccio. Cioè, per l'intelligenza artificiale, il peso non è quello che noi riconosciamo come pesi, è un conglomerato che ingloba il peso da palestra e l'avambraccio che lo tiene. Perché? Perché noi non ce ne siamo accorti, ma in tutte le immagini che noi abbiamo dato all'intelligenza artificiale perché apprendesse a riconoscere dei pesi da palestra, il peso era sempre tenuto dall'avambraccio. Per cui noi abbiamo avuto l'illusione di insegnare all'intelligenza artificiale che diciamo come riconoscere dei pesi da palestra. In realtà gli abbiamo insegnato involontariamente come riconoscere un conglomerato di peso da palestra più avambraccio più mano, che noi non riconosciamo come peso da palestra, noi lo distinguiamo cognitivamente, linguisticamente, in almeno due oggetti. Quindi vedete che senza questo reverse engineering, senza rivoltare l'intelligenza artificiale, noi possiamo interagire perfettamente con l'intelligenza artificiale senza renderci conto che questa intelligenza artificiale in realtà dentro di sé ha già un glitch. E questo glitch si manifesterà nel momento più inaspettato. Ecco perché è così difficile insegnare alle intelligenze artificiali a guidare, per esempio, no? O altri compiti, perché il glitch è sempre inagguato. Bene, siamo ormai alle 9, devo interrompere la condivisione. Vediamo se ci ha raggiunto. Sì, ci ha raggiunto la grande Natasha Lakovic. Hi Natasha, how are you? Hi! Thank you. I'm fine. I'm sorry. Can you hear me well? Yeah? I hear you. And yeah. We have now a break, a 5 minutes break. Mm-hmm. Like in 9:05, we're going to have your presentation. Hey, Natasha is a professor at the University of Lancaster. And, you know, she's a fellow in semiotics and research on, you know, visual semiotics and other fascinating fields. She's going to tell us more about your research after the break. And let's take this break. Facciamo una pausa di 5 minuti e poi riprendiamo con Natasha da online, okay? Okay. So welcome back. We now have a presentation from remote, dear colleague, Natasha, University of Lancaster. And she's going to present a talk about images, so filter and filter, you know, like using this wordplay that we have somehow situated at the center, at the center of our seminar. So thank you very much, Natasha, for your time and also for accepting this challenge of reflecting on filters and filters, pH and depth. Thank you. The floor is yours. Thank you, Massimo, and thank you very much to your group, to all the colleagues that have joined the webinar today. And as I mentioned, I'm really sad that I can't be there in person. And the only reason why I can't be there in person is because I was a bit ill last couple of days. So I'm just feeling better, a bit better today. And I'm not far from you. I'm in Milan, in Milano. So I'm not really too far away. So hopefully we may manage to actually meet eventually and talk more about visual media and semiotics potentially. So let's see. Anyway, when Massimo suggested this topic, I was quite intrigued because I am interested in images and
I mainly work with images in education, so I decided to be more broad. So I decided for the presentation to be broader. And as you can see, possibly a bit cliche association with filter and filter, these two very similar but yet different words, was through thinking about selfies. And this image was taken in Manchester. And as you can see, this wall, this is the wall where different artists provide their visions and interpretations of different ideas. Usually they paint and draw a mural about a famous or kind of recognized person and their quotes, or they just draw something intriguing. And I thought this was a very, very interesting play with the sign, the yellow sign that you can see that the woman, I hope you can see that the woman is holding, because that sign basically says danger of death. And for me, that was very intriguing when I was walking around Manchester, and I was check out this wall to see what's going on and whether there is a new mural, because it pops up every now and then. And this was the play with selfies to me. So selfie taking culture and the idea of selfies, what selfies are, you know, along the spectrum of something pleasurable, something entertaining, and something a bit more sinister, because this sign that says danger of death triggered that sort of reflection. And to move on, I first want to celebrate images for all the positive forces that they bring. So they are wonderful and indispensable, in my opinion, as forms of art, as aesthetical forces, as learning artifacts, which I use a lot in my own research, and as imagination and concept play. That's why I like such images, such as the one that you have just seen, because they suggest that interplay between conceptual and the world of ideas and images, which for me are intrinsically connected. And I think that's also at the heart of what I do. So first, the celebration of the beautiful, and I decided to do that celebration through a couple of images that I made when I was a part of an art residency, when I played with the idea of the relationship between humans and technology. And I will just show and share those images to show how images can act as those aesthetic and creative forces, at least for me. So I wanted to start on that more celebratory note with regards to images. So this is the image that I also use on the cover of the book that I published in 2020 about arguing that images are central to learning and that they can be actually separate from the world of abstractions and abstract ideas, and that once also images were actually abstracts in some sort of way, which I will be talking about in a moment. So this is, for example, one of the images that I kind of created conceptually, created it. And I will not be talking too much about what it means or what it meant to me at the time, but I'm just using it here as a trigger, as a form of triggering interpretation and showing how every single image can serve as that trigger for interpretation and actually conceptual thinking. So what kind of concepts, what kind of ideas that actually initiates in you as the viewer, is you will be developing these things on your own, as you all do as semioticians. And or this one, for example, or
this one, maybe a bit of a Hitchcockian moment in the shower, or this one. So yes, I use these images for reflection on the depth of the relationship between humans and technology, and images and humans. So everything is connected, as it will be, or I will be trying to argue and develop throughout this talk. So back to the selfie and this sign, and the question almost for me there was the question of, are selfies dangerous? And I think there has been a lot of discussion, a lot of debate on that idea, whether, you know, they're dangerous and in which ways they are dangerous, because dangerous is a big word. And that's why I highlighted the danger sign. And then I started thinking about, well, okay, there is something about filters and filter, or filter and filter with different, not the same pronunciation, but different spelling, that I think really can be shown through the idea of selfies, like here, the use of filters, and how actually contemporary use of filters in phones can change face to quite, in my opinion, dramatic, to quite a dramatic effect. But in that way, the idea came that actually self users abundantly use filters, which act actually as filters through the act of filtering, which is both digital and embodied, because digital is through the act of the machine, through the act of technology, and embodied through the positioning of the body and face. The selfie then provides a filter, a magic of desirable image that can be loved by the takers and by the viewers. Hence the love portion here is actually the image effect on the viewer and the viewer's enchantment with their own perfected image and the perfect images of others. And it also can be addictive, as any potion, as any kind of drug can become. This is a recent trend, I'd say. It started in April 2020, where suddenly TikTokers started to challenge the filtering of images. And what it started to do is really do the reverse. So first show themselves wearing a lot of makeup or wearing a filter on TikTok, because TikTok is particularly famous, or maybe infamous, for applying filters on the face and for the body. So they did the reverse thing, where they were showing themselves unfiltered, first filtered and then unfiltered. And this is one of the comments of the TikTok users and influencer in 2020. Oh my God, a trend where it's encouraged to not wear a filter. This is the best and healthiest trend to happen on TikTok yet. But this is interesting, because people are using filters, but also there is awareness of the filter. So there's this interplay of using it and knowing what it is, but still doing it. And I think it has to do with the historical ambiguity of images. So that's why I'm showing this image, which to our eyes looks real, right? So this image, if you look at it, this photograph, it looks real, but actually it's not real. And it's a very, I think, well-known example from Barry Goldstein's article on images that lie. So Barry Goldstein actually shows here that when we see that image at the bottom of the slide, we actually think that it's real. There is nothing to alert us immediately to the fakeness of the image. However, the image is completely fake, because it's just a combination of the same space
photographed somewhere, sometime around dusk time and sometimes around the morning. So our brains are easily fooled, or they can be easily betrayed, if I may say so, by images that surround us. And I think we constantly play with it, and we have constantly and historically played with it. So photographs can be, you know, going back to that question of danger, they can be dangerous or suggestive or manipulated and seductive in connection to the filter. And I here just list a number of authors that have argued that and have been talking, or, you know, they talked about, because some of them are long gone, about that phenomenon. Or in the media, when news media show constantly certain way or certain images that reinforce the ways of how we're supposed to interpret the subjects that are photographed and that are pictured, such as here in the commentary by Furman University, where the same kind of image is being promoted in the public sphere so that it becomes the norm, it becomes accepted as the truth. I like this image by Magritte because to me it represents the difficulty to reach the subconscious and how people actually interpret images when they see them. So it shows what can be called, or what I call a subconscious architecture, because photographs have the capacity to mediate false memories and stereotyping, bias and prejudice. And when they are packaged with ideas to anchor them, or even on their own, when we encounter them over time, they shape our subconscious and our worldview at a very subtle level. So we shape images and images shape them, to simply put it. And this is happening more and more intensely in the modern world of filter and filter, which I will just comment in a moment. So I build on some of the ideas by Flasser and his work towards the philosophy of photography. So one of the first things that Flasser says in the chapter on the image is that images significant surfaces, something abstracted on this two-dimensional surface by the act of imagination. So imagination is the most important thing that is in a way in motion when it comes to interpreting images. And then gazing over an image produces temporal and spatial relation. The relationships within the image are produced when we gaze. So there is, it's suggested that there is no such a thing as a frozen image. There is always a relation within the image. There is always a relationship with something outside of that image. And that's where the magic or the filter of it comes to play, because the space and time peculiar to the image is none other than the world of magic. So he talks about the magic of images in this world, in which everything is repeated and in which everything participates in a significant context. So that means that that this world of image magic is structurally different from that of the linear world, for example, of history, or the linear world of text, like the textual linearity, because, for example, in the linear world of history, there is this order of causes and consequences. For example, as said here in the historical world, sunrise is the cause of the cock's crowing, and the magical one, sunrise, signifies crowing, and crowing signifies sunrise. So there are different relations in place when we think in linear terms and we think in of these more modular or granular spatial temporal terms that we can find in images. So the significance of images is magical. So that's where the filter with a P come to play.
And further on, we started talking about selfies. So that brought to the thinking in my own head, but also while reading this chapter, of the techno image and the focus on the techno image or visual technology and the role of visual technologies. So images are mediators or mediations between the world and human beings. They do not only represent the world, but also they obscure it. So we change images and they change us. In that way, as Flusser suggests, humans project images, the technical images currently all around us. They are some sort of in the process of magically restructuring our reality and turning into what can be called global image scenario. For him, this is a question of amnesia, because human beings forget they created the image in order to orientate themselves in the world, and that becomes something else. Not being able to decode it, them, their lives become a function of their own images. So imagination has turned into hallucination. So this is the idea of almost like a dystopian world where images are in a way responsible for hallucinatory states of the human mind and the human condition, which reminded me of something more kind of on the science fiction side, which this what I'm sharing is a science fiction example of the world as hallucination. And I'm not sure if you recognize this image, but this image is from the film called The Congress. And it was this particular image is from the part of the film that is animated. So this film is partly filmed in a very traditional format of films, and partly it was animated to actually show this hallucinatory dystopian world of the future. So in this world, and you can see this woman here in the front is Robin Wright, animated. And again, I'm just asking or reflecting whether, you know, you have seen it or not. You may have seen it, but it is really an escapism. It's escaping into utopia from reality. And this is for me the big question: to what extent images are there to or supporting this particular idea of escapism or escapism into utopia from reality. This whole film is called The Congress, as I mentioned, and I won't be talking much more about it. Is just I'm trying to, sorry, to move on. Okay, it got stuck for some reason. Okay, sorry about that. I just cannot see. Okay, I'm back. So it's based on Stanislaw Lem's science fiction book, The Futurological Congress. And of course, there we also, to good extent, deal with the hallucinogenetic states of the humanity in a quite dystopian manner, where they escape by taking drugs and taking those hallucinogenic pills. They escape from the reality that is rather dystopian, and only a very, very small number of people in that dystopian future is actually able to live really in reality. Everyone has moved to this utopian world of their own subconscious imagination. So it's a very, very interesting novel, and you know, by one of the greatest, in my opinion, science fiction authors. And it poses such big questions about, you know, the uses, the future of technology, but also the future of visualizations of visual worlds, how
the utopian or the virtual is slowly in this vision becoming actually what the human condition is. And visual technology, or what can be called the visualization for the change of vision, is basically the mediator. What I'm trying to say is mediator of the human condition. And here what we have is the Sputnik satellite that was launched in 1957. And it brought about those profound changes. And I'm here building on McPhee's work, The Architecture of the Visible Technology and Urban Visual Culture. So it brought about profound changes in the world's history, and sending this technology out to space was some sort of mark for the crucial change in human visuality. So sense of vision, seeing, overseeing, allowing seeing beyond the limits of the world and human experience. And in some sort of way, it is a pivotal turn in technology's role in the dream of escaping the human condition. I was just talking about this, escaping the human condition. And maybe selfies are also a way of escaping the human condition through filtering or unfiltering or counterfiltering that I will mention in my presentation. So something that is earthly possible, so immersed in banality through new regimes of visuality. So this is when I think new regimes of visuality and more kind of modern, postmodern terms started. So the human condition is intrinsically linked with these visual and sensory experiences. And in this particular topic, McPhee builds on Hannah Arendt's work on the banality of evil. And this photograph, I'm sure many of you have seen, it's supposed to be the first photograph to show a human being by James Porter. And what comment I would like to make here, building on what was previously said, is that historically the invention of technology that made photography possible really spurred a major shift in understanding, seeing, and capturing the world. But what is interesting, particularly for me, was this idea that photography is a technology of desire. So in that way, human desire is mediated through photography, and photography mediates human desire. So this desire is to stop the inevitable passing of time, but also create, recreate, and direct public consciousness, as well as the knowledge of the world. And here I build on the work by Stewart and Elizabeth Yuan, Channels of Desire, Mass Images, and the Shaping of American Consciousness. In their books, I think they're really, they were, and they still are, I mean, their books live on, the prolific scholars of media and communication, really talking about the relationship between images and desire. And I think in filtering with a PH, there is a lot around the desire that this, that the images create, and the technology that is involved in that. And then moving on from there, we can conclude that technology of desire, that images have been used to feed human desire for the otherworldly, the unknown, the mysterious, because they can tantalize the viewer into imagining something out of reach, something that is an ideal. But there's an interesting propensity in believing in the fabricated and magical as real, especially if that phantasmagoric is mixed with the truth. So this means mixing is what we recognize as half-truths that are digitally intensified, and we call it the post-truth era, or the post-truth movement, or the rise of the post-truth in the current condition that I have termed post-digital living. So that's what's happening with the modern images. But going even further, let's look at this image and think about this propensity of believing in half-truths
I'm using this image, and I'm sure many people would recognize it. It is what some people call the first fake news or fake news image in history. So it's the Great Moon Hoax. And this is not a new phenomenon. So this is a drawing used as technology of desire. It happened in 1835 when Richard Adams Locke published this lithographed image claiming in New York Sun, a tabloid, maybe equivalent to today's The Sun, that they were the images of the moon taken by the notable astronomer from the observatory in the Cape of Good Hope in Southern Africa. So obviously the lithographs were completely surreal, imaginary, fabricated, but the real person was there. I mean, was mentioned, this John Herschel, and he had the observatory, and he was a very notable astronomer, and he was working on developing a most advanced telescope for the time. And that is, I think, a great example of mixing the truth and something that is fabricated through an image, which actually impacted some viewers to believe those images and those descriptions that were just presented there as jokes, so they can have strangely powerful effects, and we can think how that works in today's world. So this leads me to the idea of the algorithms of desire in modern uses of technology and artificial intelligence, because new media operate in those new scopic regimes of desire and magic, surpassing and transforming a technology of desire into algorithms of desire, such as the creation of commercial bots, social media platforms that use images that feed algorithms to profile users and not just represent, but create, enhance and recreate their desires. Platforms such as TikTok or YouTube, very prolific in using algorithms. And the desire as such can come from the place of both positive or negative affirmation. So that means that algorithms can enhance both a more kind of positive and negative self-image and self-understanding. So here is an example of the algorithm of desire, in my opinion. So this is Little Michaela. Little Michaela is, as it says on her Instagram profile, 19-year-old robot living in Los Angeles. And a couple of years ago, she had 3 million followers, but now she has 2.8 million followers, still very many followers. And she's, I think, a great example of the algorithm of desire, which I tackled in this particular article called Post-Digital Living and Algorithms of Desire in the journal Post-Digital Science and Education. Because I went to reflect on, in that particular piece, on that development from those lithographic images, or you know, those very original, or not original, maybe kind of different or more manual technologies of desire, to 1980s advertisements. But we have something really new in our contemporary technologies, algorithm desire, that feed humans' desire of other worlds, but they should also alert us to the agendas of their makers. Because in case of Little Michaela, shown here, obvious agenda is the sale of obviously consumers, capitalism, sale, fashion, music products. But there is a whole world to desire being sold by this channel. And today they feed the desire for new socks and fancy tops. But tomorrow, these algorithms, these bots, might
feeds the desire of a new war. This might be a new war. So it might seem a really huge leap, but it may not be that huge, and we can reflect on that. So going back to where we started with, you know, the selfies and the danger of that through selfies, and, you know, is it really dangerous? Well, here is an example or an insight from social comparison theory. So, for example, Festinger developed a theory of social comparison processes where humans are prone to comparing each other, to comparing ourselves to others. So they worked with 674 respondents, and the results of the study suggested that they really looked at the use of travelers' pictures posted mainly, I think, on social media, most probably mostly on Instagram. They were looking at the role of narcissism and envy in that media communication. So their results suggest that narcissism and envy increase the likelihood of travelers posting selfies both directly and through self-promotion as a mediator. And they find that social media usage increases, so that the level of narcissism and envy increases as well. And there were some very, I'd say, you know, funny, if not intriguing, comments in that article in terms of how, in some cases, it seemed that some travelers were more motivated by envy than anything else in terms of creating a better or more competitive content in comparison to other users. So there is something to think about here, because this is affecting the young people. And here's just a question posed in The Guardian a couple of years ago in terms of Instagram. So it's supposed to be friendly. Why is making people so miserable? Obviously, it's not all doom and gloom, but I think just reflecting on these new effects of new media and new algorithms and technological affordances of the media is very important. And that's what I also do through my research in education. And I use semiotics, but I won't be talking too much about, you know, that application of semiotics. I will just reflect very briefly and in a moment on that. Why I'm talking about this is because this particular reflection on the influence of social media on young people's lives is relevant to my work, because I worked with young people in the UK who self-identified as having had mental health issues or mental health challenges, and they were part of mental health society at universities, and quite a large number of students referred to the images on the media, on social media, or how they present themselves in the public. And we're going back, you know, to Goffman and you know, his thesis on the ways how we manage our behaviors and our looks in the public. So basically, Goffman's thesis is that we try very hard to curate and manage our presentations and how we behave and look like to others in the public. So a large number of students actually reported heightened level of anxiety and insecurities and mental health challenges or issues that were connected to their use of mobile phones, and particularly social media on their mobile phones. And for example, what we together did in that particular project, which is called Things in the Mind, we worked with an artist to transform or translate their story into a graphic novel. So I can share that later if someone is interested. So
But, you know, we want something a more, I would say, activist kind of reaction. So can images or can image be counter filter, and can filter be counter filter? So what I mean by that, let me just illustrate in this particular example of the Instagram account Chin Ventures. So the question for me is, here, and you can see, obviously, I mean, I don't need really to describe these images that the user is trying to, the Instagram user is trying to show herself in different places in a less flattering way. So the question here is this actually challenging the obsession with beauty standards of one up of the best selfie angle and duck pout, or for some people, is it actually body shaming in disguise? So I think that opens really, really big questions in terms of how can we use images, and actually it goes back to this idea that they are ambiguous and they will always be ambiguous, and depending on the context and on the viewer, the interpretation can go into any direction, as we know. And this is an example of what I'm thinking of, or what I've been thinking about as a counter, or kind of using filter with an F as a counter filter with a P, counter filter. So the person here is a very famous comedian. Her name is Sandra Silajev, and she's famous in Serbia, where I'm originally from. And she posts on YouTube this selfie shorts comedy post where she is all the time, just it's all the time selfies, but what she uses it for is a sort of feminist commentary on social phenomena and social biases, and what she says nonsenses. So as you can see in the first row, it's just a more kind of video short maybe format of the selfie to really deliver a punchy conclusion. But then the bottom set of images is this filtered selfie where she uses to present herself as different characters, and that, I would say, transformation through filtering also serves to add to that social commentary and comedy as well. But again, we can still continue asking those questions: to what extent these things are, you know, counter filter or challenging the filtering culture or the culture of algorithms of desire, or they are also using some tropes, some very, very well-known tropes in terms of stereotyping or body shaming. So there will always be dilemma there, I think, but it's worth considering. And of course, we have you know, the popular selfie, art selfie, in I would say uses or interventions, for example, here by Google. So just a few words before I finish. So the trick of maintaining social status quo lies in, among many other factors, in practicing keeping those technological and representational visuality and meaning making in educational shadows. So that's where, for example, I see my work, but probably the work of all of us, the work of all people interested in media and communication and semiotics. Because they are, by and large, in higher education, because I work in the field of higher education, they are away from scrutiny, away from exploration, analysis,
and they're situated in these specialized fields, media and communication, and what a lot of I hear from a lot of commentators saying the obscure field of semiotics or marginalized, maybe it could be said, but to know should also mean to explore, and to explore what the semiotics and philosophy of communication from their numerous angles, disciplines wide. So I always return to the triadic sign when I think about visuality and when I think about the post-digital condition. And this is just an example building on a more Persian interpretation of the sign. This particular drawing is taken from Koblik's book, building on Merrill. And of course, we know that Peirce never suggested this vision of the sign, but nevertheless, it's possible. So it's always this thing that we need to inquire, and I'm trying to inquire that in education, that the new media cultures of selfies, Instagram, TikTok, the imaginary object is changing the interpretation and perception of the real, or what is real about the pixelated representation, setting new standards in behaviors, looks, and social culture values, blurring the distinction between physical and virtual further. And that blurring of the physical and the virtual and the contemporary world is what I earlier referred to as the post-digital living. And I think I have come to the end of the presentation. So the detail, just a short comment, the detail of the image production may not be visible. So the production in terms of algorithms, in terms of makers' intention, etc., but it serves to connect it with the bigger picture. So we need to think of those details, of the details that are invisible and visible, to create the bigger picture of the world of images and also their impact in today's society. So here is just to wrap it up, an image, and what we can see here is just a jumble of different objects put together. But then when we zoom, we have now zoomed in, but then when we zoom out from that tiny level of detail, we see something different. We see the image. So this is just a part of this bigger picture. So you can see again. And just a tribute, or not a tribute, actual acknowledgement to the artist, because the artist is still live and kicking, Ivan Kocic. And this is where I would end. Thank you. Thank you very much. Thank you, Natasha, for joining us. And I see that there is already a question from Simona Stano, who is online, I guess. So maybe she didn't. Sorry, want to... it was just, you know, trying to. to clap. Yeah, that's a typical. Sorry. It's the second most made mistake on WebEx. You know, it's microphone off when you talk, and then, you know, raising your hand instead of clapping. Okay, thank you very much, Natasha. If you have a couple of more minutes, maybe we can have a little bit of discussion. I don't know if there are any questions or comments from the audience. Gianmarco has a question. Gianmarco, I'm not sure that the camera is going to be able to capture your voice. Maybe it's going to be able to capture your image, but you should put maybe here. So he's coming to the microphone, so you'll be able to. Okay. Yeah, okay. You can use that microphone. Hi, can you hear me? Yes, thank you. Hello. Thank you very much for your nice presentation. Hello. I'm so sad that you aren't here with us. Me too. So thank you very much. While you were talking, I was thinking about the relation between the image in itself, mm-hmm. As desire, and another
aspect of image, which is the very idea of, you know, of the social, mm-hmm. which is to be desirable. Mm-hmm. It's like, I really wondered, it's like, you know, like Facebook, most users, they just use it to show you, oh, they are happy. I just got married. I just published a book. I just went there and it was so beautiful. You know, nobody's saying like, I just, or maybe, you know, mm-hmm. all this kind of, we want to be desired. We want to be loved. Like mm-hmm. social media, it's really like this kind of filtering the society, a kind of distance, which is not really meant to make you closer to mm-hmm. other ones in the sense of intimacy or no, or knowledge, mm-hmm. but more like that others could, you know, could like you, they could love you. And I think that a big part, it's like Instagram for me is very interesting because it's like if the image in itself could do all that. You know, Facebook, it did that with text and news, and then you have Instagram and you have TikTok. And a lot of these things, they are all doing the same thing of trying to make you love, to make you feel lovable and so on. And so a lot of people actually, they go away from social because they feel bad. Because if you are sad, if you don't have that much of a great life, if you hate life, like most of us do, actually. So you don't want to be there, you know, it's like, it's all fake, you know, you would like the truth. And a lot of social media, they try to say, yeah, this is the truth. But the problem is not really the truth of the image or the truth of the media, but it's the very idea of having a place in which we are together just to be loved. And look at that. So mm-hmm. I was wondering if you agree on that and if you wanted to, thank you. Thank you, Gianmarco. That's exactly some of the, I guess, points and reflections that can be connected to the presentation and what I was exactly thinking about. So you put it so nicely and into words, thank you. And I completely agree. I think it's the desire is at the center. So, you know, as you say, the desire to be loved, the desire to be seen, to be accepted, to belong. You're absolutely right. And there is a lot of curation going on social media and how images are curated around that idea of desire. Because they're acting as technologies of desire and more recently in our modern history of technology as algorithms of desire. So yes, I completely agree with your reflections. And of course, I mean, we're all using technology and putting it to good uses. So, you know, we are not forgetting about all the great and helpful and you know, even transformative roles of technology. No one is disputing that. I suppose we're thinking about here more deeply about the role of images and what it means for the future and how we are to think about, I mean, somewhere in between utopia and dystopia in a way. So yes, I would say that, you know, thank you for sharing. I mean, it's very connected to what I was trying to talk about. Thank you, Natasha, and thank you also, Gianmarco. Any other questions from the audience or from online about likability or dislikability? Comments, questions, curiosities? Daria Archipova from online. Thank you so much for your great, insightful, and very interesting presentation. I really like the part where you were talking about the work with the young adults who experience the effect of social media on their own skin. And I wanted to ask you, what do you think about this phenomena when young adults, so basically that generation representatives, prefer not to post on social media. So majority of them have their social accounts almost empty, maybe a couple stories sometimes, but nothing more. What do you think this avoidance is about and how is it motivated? Thank you so much, if you had time to reflect on that.
Thank you, Daria. That's a very interesting question. I think it's probably part of any youth counterculture as we know it. I mean, we know that young people operate in the world, especially when they're teenagers and when they're trying to understand who they are and build their own identities. There is a lot of counterculture involved, and I think that behavior is part of that counterculture when it comes to the digital, and you're quite right, I'm aware of that, and it reminds me of some of the things that we often see reported in the media about the parents who work for high-tech industry and are you name it, whether it's Google or Facebook or the latest Meta transformation. So I know that from my own experience that parents who work in high-tech industry would limit their children's usage or use of social media quite to a very, very large extent, which I think is very, very interesting, because I mean, then of course we are asking, so what do they know that, you know, we don't know, or probably, you know, we know, but maybe it's just you know, in their cultures there is almost that sort of culture as well, as I mentioned, and I know that because as I mentioned, almost kind of firsthand experience, because my own cousin works in high tech industry, and she and her husband regulate their children's use of technology very, very much so, which I find very interesting. I mean, to a greater extent than most of some other people, some other friends, some other parents that I'm familiar with. So this is an interesting phenomenon, and I think is part of the counterculture, like kind of youth culture, counterculture, but also on the other hand, so on the one hand, it's that, because there's always some sort of, I'd say, rebellion among young people against the grain, against the norm, which this behavior is representative of. On the other hand, it's probably the parental influence as well sometimes, just as I mentioned. So it's an interesting phenomenon for sure. Thank you very much, Natasha, for your participation in this seminar. Hopefully next time you're gonna be like in presence in the Turin. All the best with recovering from your like little cold, and see you very soon. So thank you again for your thank you Massimo for the invitation, and thank you everyone for your thank you for your attendance. It's been great, and I'm so sorry not to be there in person, but hopefully soon, maybe even as soon as next week, you never know. Yeah, so, fantastic. Okay, well, I look forward to it. Thank you very much. So now, allora, ricominciamo. Ho il piacere di presentarvi Federico Bellentani, che è un ricercatore postdoc, un analista di ricerca presso il gruppo di ricerca Facets, adesso anche in un altro gruppo di ricerca, U Facets, che è l'altro progetto europeo che abbiamo appena vinto. E ha attivo moltissime attività, come dire, di ricerca internazionali, pubblicazioni, si occupa molto di città, lavora anche in un'azienda di comunicazione digitale e intelligenza artificiale a Bologna, che si chiama Ingenia. Insomma, fa tantissime cose, grande piacere averlo qui. Il piacere è mio, grazie molte per avermi invitato in questo importante ciclo di seminari. Buongiorno a tutte e a tutti, appunto sono Federico Bellentani, oggi vorrei presentarvi questo talk che ho chiamato The Other Face of the City, l'altra faccia della città,
l'immagine filtrata della città e la sua reinvenzione culturale. Oggi proverò a esplorare alcune interconnessioni tra vari oggetti di ricerca, no? Come diceva il professor Leone, che sono appunto quelli del filtro, quello del volto e quello della città, che sono appunto tre oggetti di ricerca che interessano appunto le nostre comunità di ricerca e anche la mia. Presenterò quindi alcune prime idee che poi spero di andare ad approfondire nei prossimi mesi con ulteriore ricerca. Partirei da qui, da appunto una pratica piuttosto quotidiana, quella di decidere di andare a visitare una città. E prima di visitare una città, noi abbiamo una certa immagine di quella città, che contiene tutto un set di componenti che ognuno di noi ha nella propria testa. Questo set ha diverse dimensioni, ha una dimensione cognitiva che risponde alla domanda di che cosa sappiamo effettivamente di quella città, quale informazione abbiamo, quale conoscenza abbiamo. Una dimensione assiologica, quindi come valutiamo la conoscenza che abbiamo di quella città? Valutiamo positivamente o negativamente un certo tipo di immagine della città che abbiamo, un certo tipo di quartiere, un certo tipo di spazio urbano. Una dimensione passionale, quindi che tipo di emozioni questa conoscenza, questa immagine che abbiamo ha in noi, ma anche fatto di tanti stereotipi, tante bias che appunto abbiamo prima di andare a visitare una determinata città. Vedete nell'immagine che ho messo, appunto un po' apposta, cartoonistica, potrebbe essere un insieme, no, di immagini, di oggetti, di simboli che rappresentano in qualche modo Berlino prima di effettivamente andarla a visitare, viverci dentro, lavorarci, eccetera, con questi palazzi del quartiere dei musei, con i canali del quartiere dei musei, con alcuni elementi come il muro di Berlino, con la sua street art, i suoi graffiti su di esso, i trasporti, le persone, eccetera. Questa immagine che abbiamo della città prima di andarla a vivere, prima di agirla, prima di passarci in mezzo, è fatta da tutta una serie di, e qui uso ovviamente uno dei concetti cardine della semiotica, di testi, quindi in maniera molto allargata. Questi sono letteratura, tutti i romanzi, tutti i libri che parlano di una determinata città. Sono i media, pensate quanti film hanno la città come vero e proprio protagonista all'interno della loro storia, del film in sé. Ma anche dai programmi TV, dalle news che ci sono rispetto a un determinato evento notiziabile all'interno di una città. Dalla fotografia, l'abbiamo visto anche negli interventi precedenti, quanto la fotografia possa effettivamente avere un impatto sulla conoscenza, sulle emozioni che abbiamo di un determinato spazio urbano. E anche dai pubblicitari che ogni tanto, che usano spesso in realtà la città all'interno appunto dei loro prodotti pubblicitari. Mi ricordo sempre, per esempio, credo fosse all'inizio dei 2000, una pubblicità di un famoso amaro che aveva nel nome appunto la Romagna, che in un qualche modo andava a ripensare un'idea anche molto stereotipata della Romagna, che era fatta appunto di un certo tipo di convivialità a tavola, un certo tipo di spazio urbano, un certo tipo di pratiche anche di danza e di divertimento che sarebbero nell'immaginario di questa pubblicità tipiche appunto della regione.
Tra i media, ovviamente, sempre più importanza hanno i media digitali, quindi i siti, ma i social network, abbiamo visto tantissimo questa mattina, i blog e i forum di viaggio e i discorsi, le storie, le conversazioni che abbiamo con le persone, con la famiglia, con gli amici, che vanno a contribuire alla formazione di questa immagine cognitiva che abbiamo della città. Sempre di più, come dicevo, le rappresentazioni digitali sui social contribuiscono a creare questa immagine, che provvedono dei veri e propri script, no? Per andare a percepire, vivere, agire un certo spazio urbano, un certo angolo. Sono quelli che oggi chiamiamo, per semplicità, Insta Corners, no? Degli angoli da Instagram, quegli spazi che sono molto frequentati da turisti, visitatori, cittadini, per catturare un determinato attimo in un determinato configurazione spaziale, facendo spesso agendo spesso le stesse pratiche, essendo sempre in una certa posizione, facendo sempre dei certi gesti, vestiti in un certo modo, con determinati colori, e che usano tantissimo i filtri. E qui, no, torno anche a una, appunto, la presentazione che è stata fatta all'inizio di questo seminario, no? Sarebbe molto interessante vedere perché, per esempio, a Londra sono usati certi filtri, mentre a New York altri, a Bologna altri ancora, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un certo tipo di relazione tra filtri e altri criteri, che possono essere appunto di locazione geografica, ma anche altri criteri che riguardano l'identità, come il genere, l'età, eccetera. Qui vedete alcuni appunto rappresentazioni dall'account di Influencer Selvaggia, che rappresenta in particolar modo appunto degli Insta Corner, in cui in particolare persone di sesso femminile vanno appunto a catturare un certo tipo di spot, anche con un certo scarto ironico. Però vedete, si vede che appunto nel ristorante molto fancy di Milano con la piscina, nonché nella struttura temporanea in Puglia, nonché nelle decorazioni natalizie, o davanti a una struttura che può essere considerata un monumento a Lula in Arabia Saudita, c'è sempre appunto un certo tipo di pratica di rappresentarsi in un certo modo, con gesti molto simili tra loro, con uno stile e un abbigliamento anche molto, molto simile appunto tra loro. La rappresentazione dello spazio costruito e dello spazio urbano sui social media ha quindi agisce su di noi e sul modo in cui percepiamo, interpretiamo, valutiamo e usiamo, quindi anche la dimensione pragmatica, lo spazio urbano. E quindi quegli Insta Corner diventano luoghi in un qualche modo cercati, voluti, ricercati, e talvolta creando anche una sorta di problema in un qualche modo, se per esempio questi luoghi erano appunto non pronti a ricevere molte persone. E improvvisamente un post, una storia su Instagram, su TikTok e altri social media può farne diventare anche molto o troppo affollato. L'immagine della città è poi molto influenzata da tutte quelle pratiche che negli ultimi anni sono state chiamate come city branding. Che cos'è il city branding? È una serie di strumenti tipici del marketing, che sono usati per promuovere una certa immagine della città,
che diventa quindi una città che è estrema, un'immagine della città che è estremamente costruita, che seleziona determinati elementi, mentre ne lascia da parte tanti altri, e che usa poi quelli che sono gli oggetti e testi del materiale turistico, come le guide, i flyer, le brochure, ma anche ovviamente online, con i siti e gli account social media istituzionali turistici, per proprio creare questa immagine che appunto chiameremo filtrata della città, a creare poi dunque proprio anche una faccia della città, la faccia della città con cui la città vuole mostrarsi al mondo, concentrandosi, e questo è molto importante, no? Cioè proprio qui l'operazione di filtraggio, di selezione, concentrandosi su determinati elementi, ma eliminando tutto ciò che non si vuole fare vedere. Le città sono dei luoghi complessi, con grande diversità da quartiere a quartiere, strada a strada, palazzo a palazzo. Evidentemente il city branding va ad evidenziare tutti quegli elementi che viene considerati da un'elite, da un'istituzione, come positivi e interessanti da mostrare fuori da mostrare dunque, e qui andiamo in qualche modo a interconnettere i due oggetti di ricerca, la città e la faccia, il volto, un volto della città, quindi la faccia della, con cui la città vuole mostrarsi fuori, che è quel set appunto filtrato di tratti che sono pensati come tipici di una città. C'è anche dunque un valore identitario in questo, no? Quei tratti dell'identità di quella città che sono considerati importanti, interessanti da comunicare fuori, che si connettono perfettamente con quelli che sono gli obiettivi politici di una determinata istituzione. Quindi mostriamo ciò che vogliamo mostrare fuori dalla città, e dunque in un qualche modo, essendo io istituzione politica, la persona che appunto a cui abbiamo dato, no, almeno nelle democrazie con il nostro voto, le abbiamo dato il compito di seguire questo tipo di processo comunicativo, evidentemente loro andranno a selezionare quegli elementi dell'identità che sono più allineati con le loro ideologie, e quindi diventa anche una sorta di, che lo si voglia o no, no? Che questo sia estremamente visibile o meno, una sorta di strumento di potere. Il professor Leone lo aveva già parlato della metafora della faccia della città. Cito il vostro professore in un paper che ancora deve essere pubblicato, quindi non so se si può fare, però sostanzialmente è molto, mi interessa parlare di questo, perché si capisce bene da qui il concetto di faccia della città con cui appunto le istituzioni, il city branding e tutta un'altra serie di appunto dei loro affiliati vogliono in qualche modo dare fuori dalla città. È appunto un progetto, no? Dice the project of a planned and conscious visibility, quindi è un progetto di costruita, selezionata, filtrata, pianificata visibilità della città, una sorta di make-up, no? Quindi torniamo a un altro tipo, no, di pratica che si lega alla metafora del volto, togliendo tutto ciò che non è, appunto, che è meglio nascondere, che quelle imperfezioni, quelle problematiche, quei problemi che tutte le città hanno, che è meglio non mostrare fuori, e che quindi verranno in un qualche modo escluse da tutta una serie di investimenti, sia, no, di tipo economico che di tipo significativo,
e da tutta una serie di pratiche tipiche turistiche, di passaggio, di inclusione all'interno di uno schema politico che va poi sempre a passo con quello dell'istituzione della città, quello a livello più alto delle istituzioni nazionali. Questo punto è per me oggi fondamentale, no? Tutta questa serie di cose che abbiamo visto, no? I testi che influenzano in un certo modo l'immagine della città, tutte le pratiche di marketing, del city branding, tutte le intenzioni delle istituzioni hanno un'influenza su chi è il target, no? Come direbbero i marketing principali, i turisti, chiaro. Ma questo ha un'influenza enorme sempre di più sui cittadini. O se volete, il turista oggi è il personaggio, la figura più, come dire, preferita dal sistema capitalista, neoliberista in cui appunto molti paesi oggi vivono. Però di fatto tutto questo, no? Il logo della città, la comunicazione turistica, la promozione sui social media o sui media più tradizionali, tutta una serie di iniziative proprio anche a livello di pianificazione urbana che si fanno appunto in ottica di city branding, influenza sia il turista sia le persone che vivono tutti i giorni in quella città, che sono residenti o che lavorano in quella città, fino ad arrivare a un certo tipo di concetto che è quello della città cartolina, no? The Poster City di Ingersoll, che è quella tendenza delle città a identificarsi con la loro immagine turistica sostanzialmente, e in particolar modo questo succede in luoghi dove appunto c'è un certo tipo di turismo di massa, come può essere Firenze o Venezia. Ma attenzione, e qui arriviamo a un altro punto fondamentale, la faccia della città, sì, ma poi no, gli stessi cittadini che la vivono tutti i giorni sono sempre in grado di reinterpretare questa immagine che si vuole dare, istituzionale, pulita, filtrata della città, in modo appunto creativo, in modo giocoso, in modo artistico o anche con pratiche di un certo tipo di resistenza politica, che riescono sempre a creare, riescono, nel senso che creano un ulteriore livello di significazione che va a contribuire al significato dello spazio urbano. Gli attivisti, gli artisti sono sicuramente tra i principali appunto che contribuiscono principalmente nel ripensare l'immagine filtrata della città. Abbiamo visto anche nelle presentazioni precedenti di questi seminari, in particolar modo quella di stamattina, un esempio può essere quello di Cindy Sherman, vediamo se rimasto aperto, in cui l'artista prende il suo volto, ne fa una rappresentazione digitale un po' distopica e lo mette all'interno dei social media, in luoghi turistici, nelle piazze, nei quartieri più rappresentativi di certe città, giocando proprio su quel certo tipo di scarto, no? Tra la faccia della città pulita, la fotografia tipica della guida turistica, e invece questa rappresentazione un po' ironica, ma anche un po' distopica, se volete, anche un po' disturbing, no? In un qualche modo, e giocando appunto proprio su questo tipo di significazione. Chiamo queste pratiche appunto di reinvenzione culturale, chiamo reinvenzione culturale queste pratiche appunto che ambiscono a reinventare i significati delle città,
che lavorano sia a livello istituzionale, anche un certo tipo di city branding può essere considerato sotto un certo tipo di pratica della dimensione culturale, dopo vediamo come, sia a livello dei, dei cittadini. Qui torniamo anche un po' al, a ragionare sull'autorialità, no? Come, come facevamo prima, qui lo faccio con le teorie dell'interpretazione testuale di Umberto Eco e di come sono state poi riutilizzate da tantissimi semiotici successivamente, come per esempio Marrone. Quindi andiamo a, a ragionare su una categoria partecipativa molto complessa, che è quella dei, del designer e quella del, dell'utente, del cittadino che tutti i giorni attraversa e vive la, la città. Quindi a livello istituzionale le elite costruiscono e pensano gli spazi urbani tentando di portare gli utenti verso un certo tipo di percorso narrativo che conforma alle loro interpretazioni. E coloro che appunto si conformano a questo tipo di percorso narrativo, allora è quello che chiamiamo il lettore modello, in questo caso l'utente modello, se parliamo di appunto di cittadini che vivono, vivono la città. E dall'altro lato però, e qui arriviamo, no, alla reinvenzione culturale quotidiana degli spazi urbani, gli utenti possono sempre interpretare e usare gli spazi urbani in base alle loro necessità contingenti e interpretandoli in base a tutto quello che è il loro background culturale, i loro criteri di identità, le loro necessità contingenti, appunto, come, come dicevo, creando delle interpretazioni che possono essere leggermente diverse o addirittura opposte rispetto a quelle che erano le intenzioni dell'autore, no? Quindi le intenzioni del designer. Arriviamo, appunto vi stavo parlando di un certo tipo di reinvenzione culturale a livello sociale, quindi a livello dei cittadini, ma questo funziona anche a livello istituzionale, quindi torniamo a livello della dimensione appunto del, dell'istituzione e di quelli che appunto sono autori del, del city branding e della creazione di quell'immagine della città di cui vi parlavo all'inizio, parlando anche di politiche nazionali di identità della memoria. Anche lì la reinvenzione culturale può essere uno strumento per veicolare determinate narrative storiche. È uno strumento per costruire, che proprio agisce a livello di pianificazione urbana, anche proprio a livello molto pratico nei vari appunto dipartimenti che si occupano per esempio della pianificazione urbana nelle città, è quello strumento per costruire gli spazi urbani capace di dare una certa idea di concezione di passato, presente e futuro, una certa narrativa storica che si focalizza anche qui, un'opera di filtraggio, no? Su determinati eventi e individui, mentre se ne oscurano, se ne nascondono, se ne marginalizzano altri. Andiamo qui a parlare di quella che è quella pratica di costruzione di quel testo che chiamiamo memoria culturale, che è sempre creato dall'intenzione, sempre come stavo dicendo, di un che si riferisce a quel processo attraverso cui una comunità costruisce attivamente e mantiene le proprie narrative storiche per determinare che cosa dobbiamo ricordare di un passato e che cosa no. E in questo senso quest'opera di filtraggio è evidentemente, inevitabilmente selettiva e evidentemente soggettiva, quindi la storia non è un deposito di fatti storici passati, non possiamo ricordarci di tutto quello che è successo, è logicamente impossibile, non ha uno status ontologico,
ma è una ricostruzione anche proprio a livello di testo, no? Come si ricorda anche Ricoeur, attraverso la scrittura, la lettura e la rilettura della storia, è una rappresentazione dove vengono costruiti certi fatti del passato, focalizzandosi appunto su determinati eventi, su determinate identità che sono selezionate e combinate. In questo caso, appunto, le narrative storiche diventano dunque dei media molto potenti che sono capaci di determinare discorsi specifici sul passato, sul presente e dare anche una certa visione, anche uno sguardo sul futuro. Pensiamo, per esempio, a tutto quello che, no, da sempre vorrei dire, ma che abbiamo visto specialmente nel news da qualche anno a questa parte, tutto quello che è il discorso della reinvenzione culturale dei monumenti, quindi tutto quello che è il dibattito che c'è su determinati monumenti che sono considerati controversi da una certa parte della popolazione e che quindi iniziano a fare problema e diventano luogo, arena in cui determinate identità e narrative storiche in un qualche modo si scontrano, a cui poi le istituzioni devono trovare una determinata soluzione, che è sempre molto complessa da trovare perché appunto deve tenere conto di molte necessità identitarie e memoriali diverse che spesso sono appunto in conflitto tra loro. E proprio di questo vi volevo parlare verso la fine appunto della mia presentazione, tornando al discorso delle narrative storiche. Quindi è chiaro che dare questa, selezionare gli eventi su cui concentrarsi in un determinato paese, in una determinata città, è evidentemente un modo per esercitare un potere e quindi dare anche una visione dominante del passato e quindi del presente, una certa visione sul futuro. Questo è particolarmente evidente nelle società in transizione, dove nuove elite arrivano, appunto, si formano e hanno necessità, due necessità differenti, no? Fare i conti con gli spazi urbani, le forme costruite, l'istituzione, l'economia, tutta un'altra serie di cose appunto lasciate dal regime precedente per crearne un altro che è più allineato, più conforme con le loro visioni. Ancora una volta è una pratica di filtraggio, di selezione, di editing e anche di emozione, marginalizzazione di determinati elementi in questa sorta di scrittura-riscrittura della storia. Io mi sono occupato qualche anno fa, ed è ancora certamente un interesse che appunto ho a livello di ricerca, di due transizioni di uno Stato che per semplicità chiameremo post-sovietico, proprio solo per indicare quella che è la transizione che vado ad analizzare, che ieri abbiamo avuto, no, una collega dall'Estonia, tra l'altro oggi è l'Estonia compie 105 anni, quindi auguri Estonia. Perché si viene indicata loro il 1918 è per loro l'anno di fondazione, che di fatto è, poi c'è stata una guerra di transizione durata fine a 1920, ma questi sono dettagli, non perdiamo tempo. Quindi queste transizioni, quella reinvenzione culturale dal punto di vista istituzionale è molto interessante andare a vedere anche uno stato che è grande 3 volte l'Olanda a livello di territorio, ma è anche piuttosto piccolo in termini di popolazione, circa 1.300.000, quindi è piuttosto anche facile andare a
individuare quelli che sono le persone che effettivamente si occupano, cioè, di questo tipo di relazione culturale. Che cosa è successo in Estonia? Dopo la caduta dell'Unione Sovietica si formano nuove elite estoni che prendono varie che fanno varie iniziative a livello di redesign urbano per fare proprio quelle due cose che vi dicevo prima. Quindi fare i conti con il passato sovietico, che era evidentemente da rimuovere, distruggere, marginalizzare, dall'altro lato costruire nuove forme urbane che siano capaci di dare quelle concettualizzazioni, quell'idea, quelle visioni ideologiche e storiche che sono tipiche delle nuove attuali elite estoni. In particolar modo c'è un'altra transizione molto importante, che è quella dell'Estonia, che diventa nel 2004 membro dell'Unione Europea e della NATO, e quindi ha un certo tipo di sicurezza, un certo tipo di risorse economiche per iniziare a fare veramente questo tipo di operazione a livello importante sullo spazio urbano. In particolar modo lo fa partendo dallo spazio monumentale. Questo è importante da dire perché monumenti memoriali, oggetto di ricerca con cui mi sono molto interessato, sono sicuramente quelle forme costruite nella città molto visibili, quei landmark, no? Come direbbe Lynch, che sono costruiti apposta per dare un certo tipo di visione e veicolare determinate narrative storiche, concentrandosi su determinati eventi e identità del passato, mentre ovviamente escludendone altre. E questo tipo di, no, rimozione dei monumenti, dei memoriali sovietici e la simultanea costruzione di nuovi monumenti tipicamente estoni non è stata accettata dalla maggior parte della popolazione. Ci sono stati molti dibattiti e anche numerosi scontri in un paese che di fatto poi aveva ottenuto l'indipendenza dall'Unione Sovietica nel 91, quasi un unicum nella storia, in maniera pacifica, quindi senza versare quasi una goccia di sangue. Addirittura i ricercatori esteri, ma anche internazionali, parlano di guerra dei monumenti, di War of Monuments, che si riferisce a un processo di piccoli conflitti a livello, no, proprio quasi una guerriglia, no, semiologica, se volete, la cui arena erano proprio monumenti, le interpretazioni discordanti su determinati monumenti, che cosa fare, no, rispetto a quei monumenti, a partire dagli anni 2000, in particolar modo da quando l'Estonia diventa parte dell'Unione Europea e del mondo. Nella mia analisi ho fatto un fieldwork di circa 2 anni e mezzo tra la capitale Tallinn e la seconda città, dove appunto c'è anche un'università, un centro semiotico importante, Tartu, ho individuato attraverso questo fieldwork quello che è una sorta di percorso di reinvenzione culturale che è tipico dell'Estonia, ma che può essere generalizzato a molte società in transizione, in particolar modo a quelle che appunto sono di semplicità e di ricerca oggi chiamano paesi post-sovietici. Al primo posto, cioè la prima operazione, la prima pratica è quella di rimuovere, ricollocare e marginalizzare quello che è lo spazio, le forme costruite, i monumenti memoriali in particolar modo, ereditate dal passato, in questo caso sovietico, quelle di costruire in maniera piuttosto autoritaria nuovi imponenti monumenti delle nuove elite estoni, usando spesso in maniera piuttosto ironica pratiche di design lontane da quelle democratiche, quindi se volete simili a quelle
del regime precedente, quindi imponendo, volendo in maniera anche molto veloce, autoritaria, voler voltare pagine, costruire i monumenti che bisogna avere per forza in una determinata capitale in maniera imponente, usando strutture verticali con materiali moderni di cui non parlano molto alla popolazione estone. Successivamente imparare magari da questa esperienza e costruire invece attraverso quelle pratiche di design dello spazio urbano che appunto si chiamano partecipative, monumenti più condivisi, luoghi di dove imparare rispetto alla storia e che utilizzano molti strumenti anche digitali per chiedere alla popolazione un certo feedback e chiedere di partecipare rispetto al fine di commemorazione o alla determinata storia di quel movimento, fino a costruire nuove forme urbane che rimandano a, in qualche modo non prendono parte al dibattito e rimandano a valori molto più universali e generali, come possono essere piccole sculture decorative che rimandano a valori generali come quelli dell'amore, come due studenti che si baciano su una fontana, ai valori della famiglia, come strutture di padri, madri, figli, o anche figure mitologiche di determinate, appunto, che fanno riferimento a miti o fiabe del paese, in questo caso l'Estonia, eccetera. Che in qualche modo non prendono parte nel dibattito storico della turbolenza, diciamo, del Novecento estone, che evidentemente portano un altro layer di significato e possono comunque in qualche modo portare anche significati generali, universali, non necessariamente da tutti sempre apprezzati, e diventare comunque anche il secondo. Questo appunto è la traiettoria, adesso non ho, credo, il tempo di andare nel dettaglio di ogni passaggio. La mia ricerca appunto andava a individuare quattro momenti che sono appunto simbolicamente rappresentati da quattro forme costruite in Estonia, poi sarò felice eventualmente di condividere successivamente in forma di in altre forme, dettagli su questo. Mi avvio a concludere. Abbiamo visto dunque le pratiche, alcuni esempi, e abbiamo provato a spiegare, ho provato a spiegarvi che cos'è nella mia idea la reinvenzione culturale dello spazio urbano, che abbiamo visto in vari momenti essere proprio una pratica di filtraggio. E qui andando sull'inglese, quindi tornando poi al tema principale di questa settimana, che serve per to filter, no? Quindi andando a giocare su quello che è la categoria che questo seminario usa. Da un lato abbiamo la creazione di un'immagine e di una faccia che la città vuole dare fuori, filtrata, selezionata, programmata, progettata dalle istituzioni e che quindi agisce in un qualche modo magicamente avendo un impatto molto forte, quindi come filtro, se volete, filtro magico, su non solo i turisti ma anche le persone che tutti i giorni vivono la città e agendo dunque su quella che è la loro conoscenza, la loro dimensione sociologica, le loro emozioni e la loro dimensione pragmatica, quello che noi tutti i giorni facciamo all'interno della città. Con questo appunto spero di avervi dato alcune idee su come provare a impostare, alcune prime idee, una ricerca su questo, spero poi anche di continuare a ragionare su questo e poter poi prendere appunto questo materiale e in qualche modo metterlo a sistema, e spero anche dunque che poi ci sia anche
delle domande, delle questioni o delle critiche che poi voi vorrete porre. Grazie molto. Grazie.